Scambio di visite istituzionali tra il vicepresidente della Regione Calabria, assessore ai beni culturali Nino Spirlì, e il segretario regionale del MIBACT Salvatore Patamia. L'incontro è avvenuto negli uffici MIBACT all'interno del Parco Archeologico Scolacium alle porte di Catanzaro. Ai lavori, spiega una nota della Regione, hanno preso parte anche Maria Francesca Gatto, dirigente generale del Dipartimento Beni Culturali, e Tommaso Calabrò, dirigente generale del Dipartimento Programmazione, oltre che responsabile della struttura politica dell'assessore Spirlì ed esperti del settore. Oggetto dei lavori ormai avanzati è la definizione delle linee di programma per la costituzione del tavolo tecnico che si occuperà della supervisione della totalità dei lavori relativi ai provvedimenti sui beni culturali. Un ulteriore passo avanti nella ritrovata amicizia fra due istituzioni si fa rilevare nella nota che nel passato avevano silenziato i reciproci rapporti. Prendo atto della risposta venuta dall'assessore al lavoro Fausto Orsomarso, che ha rassicurato sull'intenzione della Regione Calabria di non dirottare nel privato i lavoratori calabresi tirocinanti utilizzati fino a poco tempo fa presso enti locali, uffici giudiziari e sedi territoriali dei ministeri. È quanto dichiara il segretario questore del Consiglio regionale Graziano Di Natale, che ribadisce la sua preoccupazione sul futuro di questi lavoratori. Le parole dell'assessore Orsomarso, aggiunge, benché rassicuranti e apprezzabili, non sono ancora confermate da atti e deliberazioni della Giunta regionale, resta il fatto che questi lavoratori, come già ho avuto modo di ribadire, indispensabili in alcuni enti per l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini, sono ancora in un limbo. Progettare la raccolta di dati scientifici relativi alle specie ittiche sardina e sardinella, note ai più come bianchetto, per poi definire una proposta di piano di gestione di indicazione delle modalità di selezione delle imbarcazioni impegnate nella pesca sperimentale. È lo scopo della gara pubblica svolta sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari attraverso il settore 5, fitosanitario, vivaismo, micologia, patrimonio ittico, chiusa col decreto di aggiudicazione definitivo in fase di pubblicazione dell'organismo scientifico che dovrà occuparsi di espletare le necessarie attività volte alla sperimentazione della pesca delle specie sardina e sardinella. L'obiettivo principale del piano di gestione, afferma l'assessore regionale all'agricoltura, caccia e pesca Gianluca Gallo, sarà l'individuazione di un insieme di misure destinate a garantire nel tempo la sostenibilità biologica, economica e sociale della pesca del bianchetto, in quanto essa, sebbene marginale nel contesto italiano, risulta rilevante per i pescatori calabresi e costituisce parte significativa della storia e della cultura di numerose comunità locali di pescatori. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha rigettato il ricorso proposto da Maria Saladino, candidata alle ultime elezioni regionali con la lista del PD, nei confronti del consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Guccione. La candidata Maria Saladino, spiega una nota dello stesso Guccione, si è rivolta alla TAR per ottenere l'annullamento del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di Cosenza Nord presso il Tribunale di Cosenza, relativo all'elezione del presidente della giunta regionale del Consiglio regionale della Calabria del 26 gennaio, nella parte in cui viene proclamato eletto alla carica di consigliere regionale Carlo Guccione. Ricorso rigettato visto che la lettera coordinata dalle norme esclude la fondatezza della ricostruzione della Saladino, conclude la nota di Guccione. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha respinto il ricorso presentato da Raffaele Mammoliti, che aveva impugnato i risultati elettorali, confermando nella carica di consigliere regionale Luigi Tassone. Nella circoscrizione centro, infatti, erano risultati eletti per il Partito Democratico Libero Notarangelo e Luigi Tassone, quest'ultimo con una settantina di preferenze in più rispetto al sindacalista proponente ricorso. Tassone ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando la volontà di continuare ad impegnarsi per la Calabria e per i calabresi, portando avanti le giuste istanze dei cittadini e i valori del Partito Democratico.
Apprendo dal mio legale Franz Caruso della decisione del riesame del Tribunale di Reggio Calabria relativa all'inchiesta del 2017, il Tribunale di Reggio Calabria decide sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto del GIP con la quale si chiedeva l'arresto di tutti gli indagati. Anche il riesame non ha accolto la richiesta di arresto reiterata dal PM in sede di ricorso di appello ed ha applicato nei miei confronti la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di pubblici uffici o servizi per la durata di 12 mesi, provvedimento non esecutivo, quindi sospeso sino a quando la decisione non sarà definitiva. Lo afferma in una nota l'ex assessore regionale Luigi Incarnato e commissario liquidatore di Sorical in riferimento al filone dell'operazione Region su presunte irregolarità nel settore della depurazione che lo riguarda. All'epoca dei fatti contestati, Incarnato era consulente del presidente della regione per il servizio idrico integrato. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 100.551 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.185, nessun nuovo caso positivo rispetto a ieri, quelle negative sono 99.366. Ad oggi le persone decedute restano 97. Si è svolta nella sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria a Catanzaro la cerimonia per il 203° anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. La cerimonia, in base alle misure di prevenzione previste per contenere l'emergenza Covid, si è svolta senza la presenza del personale e delle altre autorità istituzionali del territorio. Il Provveditore regionale, Liberato Guerriero, ed il direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, Isabella Mastropasqua, hanno deposto una corona di alloro sulla stele in ricordo dei caduti del corpo. Al microfono di RTC hanno peraltro parlato di come è stata affrontata l'emergenza Covid negli istituti e nelle strutture. Non sono stati senz'altro mesi agevoli, ma grazie al rigore e all'attenzione di tutti siamo riusciti fortunatamente a limitare o ad azzerare il contagio. È una festa in tono minore, ma è una festa che comunque è l'occasione per me per dire il mio grazie a tutto il personale che in questo periodo ha lavorato negli istituti assicurando un livello dei servizi veramente encomiabile. Tant'è vero che se i risultati ci dicono che non abbiamo avuto casi, non abbiamo avuto situazioni critiche in questo periodo, è dovuto l'impegno dei tanti operatori penitenziari e sanitari, aggiungo, che hanno lavorato negli istituti applicando tutti i protocolli previsti dalle norme di questo periodo e riuscendo in questo modo a prevenire ogni rischio di contagio all'interno degli istituti. A proposito di questo, a proposito degli istituti, vogliamo un po' sintetizzare come, insomma, sono state organizzate le misure anti-Covid in questi mesi così difficili? Sì, abbiamo dato applicazione alle direttive della Protezione Civile, del Ministero della Salute, del Governo. In ogni istituto è stata montata una tenda all'esterno per il pre-triage obbligatorio di tutte le persone che a vario titolo hanno fatto ingresso in istituto. Questo ha consentito praticamente il controllo della febbre e in caso di sintomi o di sospetti l'attivazione dei protocolli sanitari. Questo posso dire non è mai avvenuto, ma comunque in tutti gli istituti le persone appena arrivate sono state tenute in quarantena obbligatoria in specifici reparti e la cosa ci ha aiutato a prevenire ogni rischio. Noi abbiamo organizzato un sistema di attenzione ai diritti dei minori ristretti nel nostro istituto penale, prevedendo da una parte tutte le garanzie che hanno consentito ai ragazzi, sia italiani che stranieri, di mantenere i contatti con la famiglia e con gli affetti, perché in questo periodo, soprattutto nel momento più rigido, no, della restrizione, la famiglia e la possibilità di sentire qualcuno vicino è stata una grande risorsa per sostenere, no, il disagio della chiusura, ahimè, della stragrande maggioranza delle attività, perché come potete immaginare, in un istituto penale per i minorenni ci sono attività sportive, attività di formazione, attività di animazione e tutta una serie di interventi che sono finalizzati a far crescere i ragazzi in una logica di educazione alla legalità. Il lockdown ha bloccato le attività degli educatori, ha bloccato le attività del privato
sociale, quella osmosi tra fuori e dentro che è nella storia del nostro istituto penale si è chiusa, ecco, adesso stiamo piano piano finalmente riprendendo, e la prospettiva è quella di riuscire, se la situazione poi nazionale ce lo consente, a riattivare al 100% tutte quelle attività che sono funzionali a restituire ai ragazzi il loro progetto educativo. Da sabato 11 luglio riaprono al pubblico il Museo Archeologico Nazionale e il Parco Archeologico di Capocolonna a Crotone, lo comunica la Direzione Regionale Musei della Calabria, precisando che per favorire il rilancio del settore culturale e turistico, oltre che per il benessere della comunità locale, in questa prima fase gli accessi al museo e al parco saranno gratuiti, in tutti e due i casi nel rispetto dei protocolli sanitari predisposti per la prevenzione del contenimento del rischio di contagio epidemico da coronavirus. Sono previsti ingressi contingentati. Al parco di Capocolonna in particolare potranno accedere massimo 10 persone per volta, mentre saranno 4 i visitatori che a turno potranno ammirare i tesori del Museo di Via Risorgimento. Fatturati in caduta libera meno 19,7% per le aziende italiane nel primo semestre dell'anno e con una perdita di oltre 280 miliardi di euro. Il dato emerge dall'osservatorio sui bilanci delle SRL 2018 e stime 2020 del Consiglio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che ha misurato l'impatto dell'emergenza Covid-19 e del relativo lockdown sul fatturato delle società di capitale nei primi sei mesi dell'anno. Nelle analisi sono considerate circa 830.000 società che fatturano complessivamente circa 2.700 miliardi di euro. In Calabria e Catanzaro la provincia in maggior sofferenza, meno 20,1%, tra le altre province calabresi Cosenza meno 19,8%, Reggio Calabria meno 19,1%, Crotone meno 17,3% e Vibo Valentia meno 19,8%. Mamma sotto certo aspetto, mandiamo meglio uno sparanzettiano, che mi viene meglio, come vuoi non ci servizio, io non so, capace poi mi impresto io non ci metto a più. Può comprare che tu chiede, ma come lo faccio? Se gira mi spara uno vai, perché quando fosse un fare se è giusto così, perché ci sono dei regolamenti. Però ma no, un paio fa finta per sorte vai spara. La Polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito di un'operazione denominata Pedigree, ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti di elementi di vertice, luogotenenti e affiliati alle potenti cosche dell'Andrangheta, Serraino e Libri, ritenuti tutti responsabili di associazioni mafiose a vario titolo, di estorsione, intestazione fittizia di beni, danneggiamento, porta e detenzione illegale di arma da fuoco, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, illecita concorrenza con violenza o minaccia, incendio aggravati dalla circostanza del metodo dell'agevolazione mafiosa. Le indagini condotte dalla squadra mobile sotto le direttive delle magistrate della DDA di Reggio Calabria hanno portato alla luce le dinamiche criminali delle predette consorterie dell'Andrangheta operanti attraverso le loro articolazioni territoriali nel quartiere di San Sperato e nella frazione Gallina, nonché nel comune di Cardeto e a Gambari da Spromonte, principalmente nel settore delle estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, anche attraverso l'imposizione di beni e servizi, nonché nell'impiego di proventi delle attività delittuose in esercizi commerciali attivi nel campo della ristorazione, bar e della vendita di frutta, intestandoli a sodali o a prestanomi allo scopo di eludere il sequestro con l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Io, se non c'era lui, io sto incassando cacchi 600 euro giorno, che non arrivo da nessuna parte, cioè da nessuna parte. Se non ci fosse lui, io ne incasserei 800-900, hai capito? E il problema, mi domandi 500-600 euro mese, non l'aiva proprio, hai capito? E manco non l'aiva a dire tu, c'è il problema di figlioli, ma ne sei 700 euro mesi. Non c'era minimamente, perché pigliava e ti mandava senza manco musare tu, capisci? Perché se al mio giro 4-5 mila euro senza sacchetta, ma te ne mando 5-600 tia. Ma mi passa per le idee, capito? Questa indagine nasce all'indomani dell'arresto di Cortese. Cortese Maurizio, della latitante, viene arrestato nel 2017, si avvia un'attività di indagine, anche perché in sede di arresto vengono rinvenuti, tra virgolette, dei pizzini, delle missive,
che ci danno maggior conto dello spessore criminale che aveva il Cortese Maurizio. Cortese Maurizio veniva arrestato perché è condannato a 7 anni di reclusione per associazione mafiosa e altri reati di natura patrimoniale collegati all'appartenenza alla cosca di 'Ndrangheta, e da questa indagine che si sviluppa in un arco temporale che giunge ai giorni nostri, registriamo tutta una serie di condotte che fanno riferimento anche al ruolo centrale di Cortese Maurizio, sebbene detenuto. E questo è uno degli aspetti di maggiore interesse che purtroppo ancora una volta ci dà contezza di come dal carcere molti criminali riescono ancora a comunicare attraverso l'utilizzo di telefoni cellulari. Cortese Maurizio si era procurato all'interno del carcere dove era ospitato di un telefono cellulare e attraverso questo dava disposizioni criminali sulle operazioni di estorsione che dovevano essere eseguite, su come dovevano essere eseguite, quindi con l'utilizzazione del metodo forte, si parla da una lezione 4-5 e vedi che poi va tutto bene, quindi tutta una serie di indicazioni criminali anche in relazione a quei due episodi a cui faceva riferimento lei, gli attentati del 2019 che oggi hanno una chiara lettura. È una lettura che fa riferimento a dinamiche anche interne alla stessa cosca, perché sia entrambi i proprietari degli esercizi commerciali sono riferibili alla stessa cosca di Cortese. Cortese ci viene descritto dallo stesso collaboratore Liuzzo come un soggetto intraneo e di vertice della cosca Serraino, almeno fino a quando lui era libero, e ci viene descritto come una persona di grande rilievo. Dichiarazioni che trovano un riscontro pieno in quelle conversazioni intercettate nell'ambito di altro procedimento, il procedimento Eliantus contro la cosca Labbate, laddove uno dei maggiori esponenti dei Labbate riferiva al Cortese Maurizio sempre un rilievo elevatissimo, cioè il numero uno dei Serraino, li comanda lui a Sasperato. Quindi conversazioni che forniscono riscontro pieno a queste dichiarazioni del collaboratore e che poi però trovano un riscontro in decine, centinaia di conversazioni che vengono monitorate e che riguardano sia lo stesso Cortese che altri sodali nello svilupparsi di questa attività. Una rete illegale di oltre 5 km è stata sequestrata dalla Guardia Costiera di Corigliano Calabro nell'ambito dell'operazione di vigilanza e controllo lungo la filiera della pesca denominata Xiphias Gladius, coordinata dal 5° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Reggio Calabria. La rete da posta derivante illegale, comunemente conosciuta come Spadara, era lunga più di 5 km, alta più di 30 metri. L'uso delle reti da posta derivanti dal tipo Spadara è stato messo al bando per effetto di disposizioni comunitarie e nazionali. Si tratta di attrezzi da pesca non ancorati ai fondali e soggetti a continui spostamenti dovuti alla corrente marina che arrecano un grave danno all'ecosistema marino per la cattura indiscriminata di una notevole varietà di specie marine, tra le quali tartarughe e cetacei. La complessa attività di indagine condotta dalla Guardia Costiera di Corigliano Calabro si è concretizzata nei giorni scorsi nel porto di Cariati Marina, quando i militari hanno sorpreso un peschereccio con a bordo la Spadara durante le fasi di ormeggio. Ci è voluta l'intera giornata per misurare la rete lunga circa 50 volte un campo da calcio ed alta come un edificio di 10 piani. Al termine delle operazioni l'attrezzo è stato posto sotto sequestro grazie anche alla collaborazione offerta dai Vigili del Fuoco e del Comando Provinciale di Cosenza, che hanno messo a disposizione un mezzo per il relativo trasporto in un deposito. Nei confronti del trasgressore è scattata una sanzione amministrativa di 6.000 euro, oltre che l'irrogazione di una sanzione accessoria che colpisce attraverso il sistema punti la licenza di pesca e che può comportare anche la revoca del permesso per pescare in caso di ripetute violazioni. Truffa, abuso d'ufficio e false attestazioni. Con questa imputazione la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura interdittiva nei confronti di un impiegato amministrativo dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. I militari del comando provinciale hanno notificato all'uomo la sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio o servizio per la durata di un anno emessa dal GIP presso il Tribunale del Capoluogo su richiesta della Procura della Repubblica. Il destinatario è un impiegato amministrativo del presidio ospedaliero unico di Lamezia Terme.
Spacciavano droga davanti alle scuole medie ed elementari e attraverso una capillare rete di smercio portavano gli stupefacenti a clienti giovanissimi e anche minorenni. A Cariati, in provincia di Cosenza, i carabinieri del comando provinciale di Cosenza, con il supporto dei colleghi delle compagnie di Genova e San Severo e con l'ausilio dello squadrone cacciatori carabinieri calabri del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno condotto un'operazione antidroga eseguendo un'ordinanza dispositiva di misure cautelari nei confronti di 4 persone, una donna che era al centro di un'organizzazione e 3 uomini, indagati in ordine al reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La donna e uno degli indagati sono finiti in carcere, mentre per le altre 2 persone, marito e figlio della donna, è stato disposto il divieto di dimora nelle province di Cosenza e Crotone. Il comune di Crotone ha ottenuto un finanziamento di 400.000 euro tramite il programma operativo nazionale per la scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento, che prevede interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Lo rende noto il commissario straordinario del comune di Crotone, Tiziana Costantino, spiegando che in virtù dell'importanza che assume la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale che opera all'interno degli istituti scolastici e per non perdere l'opportunità di accedere alla disponibilità di fondi destinati proprio a questa esigenza, ha immediatamente aderito all'avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Istruzione lo scorso 24 giugno, presentando la propria candidatura che è stata validata ed accettata. Il finanziamento, spiega il commissario, sarà appunto funzionale all'adeguamento delle aule e degli spazi in previsione della ripresa delle attività scolastiche il prossimo settembre. Nei giorni scorsi, inoltre, Costantino ha incontrato i dirigenti scolastici degli istituti di pertinenza comunale presso la sala consiliare per condividere le azioni che l'amministrazione sta mettendo in campo in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico. Al termine della rifinitura nella mattinata di giovedì svolta sui campi del centro sportivo, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha risposto attraverso l'ufficio stampa alle domande dei giornalisti in vista della gara di venerdì contro il Cittadella, in programma alle ore 21 al Tombolato. Si tratta di una gara importantissima per il futuro dei rossoblù, che se dovessero strappare un risultato positivo terrebbero lontani i veneti dal secondo posto. Come poi è accaduto nelle ultime partite, sicuramente ci sono avversari temibili, importanti, in forma, però siamo in forma anche noi, l'abbiamo dimostrato e quindi andremo a disputare un'altra partita importante su un campo importante, perché reputo Cittadella una delle big del campionato, sta dimostrando nei fatti che è ancora una big. E quindi l'affronteremo con la massima attenzione come abbiamo fatto queste ultime partite. Non lo so, vedremo domani, di sicuro sono prestazioni che hanno fatto, i ragazzi hanno fatto molto bene, non soltanto loro, stanno crescendo tutti, questo mi fa piacere, ma stanno crescendo anche non soltanto sotto l'aspetto fisico, ma anche sotto l'aspetto mentale, anche chi non sta giocando, e questo è un'ulteriore conferma di quanto la rosa ci tenga a mantenere questa posizione, e la rosa che chi, soprattutto chi non gioca, che ci tiene a voler entrare in campo, e quindi sono assolutamente contento soprattutto di chi non sta giocando. È impegnativo come tutte le altre partite. Con la massima serenità, con la massima concentrazione in quello che si fa, come si fa a dire che la squadra potrebbe avere motivazioni più basse rispetto a quelle che ha dimostrato fin qui? La squadra sta crescendo soprattutto di testa, e lo ridico, ci sono sempre meno partite da qua alla fine, quindi ogni risultato che andremo a fare sarà sicuramente determinante per il risultato finale, quindi la squadra è assolutamente concentrata, assolutamente motivata e ha una capacità feroce di volere il risultato. Questo è sicuramente una caratteristica che in questo momento stiamo portando dalla nostra parte, e la squadra è lì da vedere, perché lo sta dimostrando proprio questa
capacità, oltre che essere bella, a essere concreta e pratica a portare a casa il risultato. Sicuramente dalla prima gara per noi è un dentro fuori, sapevamo e sappiamo che la classifica ci dice che per noi ogni gara è vitale, ma non per questo alle prime difficoltà dobbiamo fermarci. Rimangono 6 gare e dovremo fare la guerra ovunque. Così Roberto Chiuzzi, tecnico del Cosenza Calcio, in vista della difficilissima trasferta dei rossoblù venerdì sera sul campo dello Spezia. In 10 gare ravvicinate con un gruppo di ragazzi che stanno andando a 3.000, non guardo al turnover, non do premi, guardo semplicemente al momento e all'equilibrio della squadra stessa. Con l'Ascoli non meritavamo la sconfitta, dobbiamo reagire, siamo tutti molto arrabbiati. Sciadone squalificato, il tecnico non potrà contare su Pierini e Mashash ai box. Siamo sicuramente arrabbiati perché sia io, anche i ragazzi, perché non meritavi insomma la sconfitta. Però una volta che viene devi subito reagire, quell'arrabbiatura la dobbiamo mettere domani in campo, insomma. Noi dobbiamo guardare la gara di domani, lo Spezia, ciò che gli altri dobbiamo guardare noi perché i punti li dobbiamo fare noi. E quindi il Cosenza ha le possibilità che aveva a inizio campionato, perché abbiamo iniziato, a inizio insomma, di queste 10 gare, abbiamo iniziato con questo handicap di classifica, stiamo cercando di risalirla, eravamo partiti benissimo, abbiamo avuto questo intoppo, ma dobbiamo ricominciare a scalare di nuovo quella salita che sappiamo. Allora, sicuramente dalla prima gara per noi è un dentro fuori, quindi l'abbiamo detto nella prima conferenza, dove sappiamo che la classifica ci dice che ogni partita per noi è vitale, ma non per questo alle prime difficoltà ci dobbiamo fermare assolutamente. Abbiamo detto che alla fine di queste 10 partite tireremo le somme, vedremo cosa dice la nostra classifica. Avevamo detto che doveva iniziare un nuovo campionato e vediamo cosa dice questo nuovo campionato di 10 partite, perché stanno allenando tutti bene, tutti a 3.000, quindi per me non si tratta di turnover. Le scelte vengono fatte per il momento, per l'equilibrio, anche la condizione dopo 3 gare, dopo gare ravvicinate di alcuni elementi, quindi per forza di cose devi fare delle scelte, ma le fai con tranquillità perché, ripeto, qua sono per me tutti titolari e tutti stanno cercando di conquistarsi una maglia per dare il loro contributo in campo.